Fa caldo. Caldissimo. Nuvole, affa. C'è molta umidità. Ho fatto una discesa e ho perso due borracce piene di acqua. Non è possibile. Non me ne sono neanche accorto. Non so come fare. Di fresco in discesa, curva. Oh. Questo pezzo è terribile. Va, guarda, se ci fanno passare, qua, se cado lì giù mi storpio. Oh, oh. Pieno di queste punte che ti squarciano la gomma. Ora no. Ora bisogna andare piano davvero. Non bisogna guardare, scendere, dai. Ho capito. Sono appena caduto, quindi c'è un po' la fifa. Mi è rimasta un po' la paura.
Questo ci fa fare tardi. Andiamo sotto? No, è più lento di noi. Vai, guarda un po'. Chilometro 212. La porta. No. Però non è proprio una porta, sono delle assi appoggiati. Abbiamo già percorso 221 chilometri. Per 5.006 di ascesa, di salita. Questo è il pezzo più tecnico del Sopramonte. Non c'è acqua, non vedi la terra mai, solo pietra. Sono femmine, non so se si vede. Scende la notte nel Sopramonte, abbiamo appena visto i muffloni. Ci hanno attraversato la strada. Loro vanno un pochettino più veloci di noi nelle pietre. Abbiamo fatto 20 km agili, però almeno a me qualcosa non mi convince, qualche tranello ce l'hanno giocato, giusto? Sono certo. Probabile che ci sia qualche pezzo da fare con la bici in spalle. Ma per scalare qualche montagna ancora. Nel Sopramonte che velocità avevamo nelle pietre? 2. In discesa. Qua, questo è il sentiero che ci porta a Tiscali. Quanti chilometri abbiamo? A me mi dà 274,5. È una sorpresa, arriva Maurizio Doro. Sta arrivando. Grandissimo. Lui è sempre fresco, è sempre fresco. Eccoli qua. Hanno avvisato che questa discesa è brutta. Dopo quello che ho passato non voglio più sentire dire che una discesa è brutta. Guarda, quando la bici va da sola è bella. Sono tutte belle le discese. Delle belle cadute. Alessandro, sì. Eccoci, eh? Verso la fine di Lanaito, come sì. Stai? Meglio di ieri notte,
oggi vediamo la strada almeno. No, no, ma ti vedo in forma, ti vedo in forma, contento anche. Eh? Questi posti ti rigenerano, vedi un po' il paesaggio e la fatica un po' viene mascherata. Lo conoscevi Supramonte? Mai venuto. L'avevi studiato a scuola da piccolino, eh? No, ma sì, ma... E ci hai messo, il cuore e il corpo. Se non vieni a vederlo non sai cos'è. Il Bip sta facendo un video. Poi quando stai pulendo la casa dici che vuoi andare in bici. Sai che siamo arrivati. L'ultimo pezzo di salita dopo Dorghiali, prima di scendere all'arrivo. Grazie. Grazie. Ah, questo è per le ricordi anche il drone. La mappa. La mappa? E cos'è la mappa? A destra. Guarda che cosa c'è qua. Andiamo a scendere. Mi rifiuto di fare la salita. No. Non ti preoccupare. Guarda che cos'è lì. Dai, si scende fino all'arrivo.